l'ingegnere Merante. Invito invece adesso a prendere la parola il vice sindaco della città metropolitana Riccardo Mauro, anche lui ci porterà i saluti del sindaco brevemente, così non li facciamo andare a casa con la bronchite tutti quanti. Grazie. Molto velocemente, anche perché mi ha dato una grande responsabilità. Io vorrei ringraziare l'amministrazione comunale di Villa San Giovanni, il sindaco Siglari, il senatore Sigla, le autorità civili e militari presenti. Oggi è una giornata di festa doppia per la città di Villa San Giovanni e per la città metropolitana di Reggio. Proprio in questi momenti il sindaco sta firmando il protocollo per l'attraversamento dello stretto. È la prima volta che un protocollo interregionale, tra l'altro con una regione a statuto speciale, che andrà a regolamentare il trasporto pubblico locale nell'area dello stretto e che vedrà Villa San Giovanni splendida protagonista e membro di diritto nel tavolo tecnico. Giornata doppia di festa, perché sinceramente vedere questo molo oggi è un'immagine bellissima, perché sono quelle occasioni dove si passa dalle parole ai fatti. Spesso abbiamo sentito il refrain che questa terra dovrebbe vivere solamente di turismo. Oggi è la dimostrazione concreta che quando un'amministrazione ci crede, questi obiettivi si possono raggiungere. Per cui complimenti all'amministrazione comunale di Villa San Giovanni, complimenti a tutti gli attori istituzionali che ovviamente hanno compartecipato per fare vivere alla città metropolitana di Reggio, alla comunità di Villa San Giovanni, una bellissima giornata come quella di oggi. 300 posti barca non sono pochi, si è detto prima che è il porto turistico più grande dell'area metropolitana di Reggio Calabria, e finalmente i diportisti e tutti coloro i quali amano il mare potranno venire a vedere le nostre bellezze, Scilla, Bagnara. Siamo a due passi dalle isole Eolie. Credo che questa, più che giornata importante, possa essere definita una giornata storica, per cui davvero complimenti all'amministrazione comunale e ribadisco a tutti coloro i quali hanno permesso alla città metropolitana di Reggio di vivere una giornata stupenda come quella di oggi. Grazie. Così Riccardo Mauro, 1 marzo 2019. Grazie mille anche per la brevità, permettetemi di ringraziare e di salutare anche il presidente della Camera di Commercio Nini Tramontana per essere qui con noi e il presidente